Buonasera. Questa è la quinta considerazione sull'arte. Jean Clair, in una recente intervista a un quotidiano, afferma: "L'Europa di oggi è terrificante, è una cloaca massima, non ha cultura, è corrotta dall'economia. Dove sono gli artisti, gli scrittori, i filosofi? Questo disastro si manifesta innanzitutto nel linguaggio, sintomo inarrestabile di corruzione morale. L'arte non ha saputo porre il problema del linguaggio. La semplice domanda: cosa vuol dire questo? La critica ha evacuato il senso dell'opera, simulando un lessico fintamente criptato. Molto simile a quel personaggio che accanto a Obama fingeva di tradurre il linguaggio dei sordi. L'arte oggi presa in giro, collettiva, destinata come Liezt fu al tracollo, è specchio del nostro imbarbarimento, ovvero la cosa più frivola, leggera e inutile che ci sia. Eppure proprio l'arte è diventato un punto cruciale per capire cosa è accaduto, o meglio, per confermare il degrado. Se avete più di 18 anni e siete a Londra senza pupi a carico, notare che i figli come carico limitante all'approccio culturale, quindi non portarli a vedere una mostra perché si arricchiscono, no, è vietato portare i bambini. Questo già di per sé la dice lunga, la dice molto lunga. Questa mostra non va persa, dice la critica. Si vedono giovani inglesi defecanti e nudi. L'artista è Martin Creed. Il brano è tratto dal testo pubblicato su uno dei maggiori settimanali italiani. La critica in questione ci tiene a precisare: l'artista è stato premiato con il Turner Prize nel 2001. Inutile chiederci con quale criterio vengono scelti gli artisti da premiare. Nel 1988 lo stesso premio, il Turner Prize, è stato assegnato all'artista africano Fili, il cui capolavoro consisteva nella versione africana di una Madonna con il seno decorato da collane fatte di sterco di elefante. Ecco la commistione etica della cultura. È dibattuta la questione tra l'etica ed arte. È paradossale considerare controtendenza artisti finto trasgressivi che in realtà danno sfogo all'ipertrofia dell'io, incuranti di ogni norma, ritengono di poter fare tutto ciò che vogliono. Il mercato unico riferimento dell'arte, unico riferimento dell'arte oggi, da loro ragione: più turpi sono, più il successo assicurato. Costoro espongono nelle gallerie più note, sono presenti in tutte le fiere, biennali, quadriennali. Viviamo quella che Roberto Galasso ha definito l'età dell'inconsistenza. Questi artisti producono per feticisti ignoranti che acquistano merda, convinti di acquistare opere d'arte. Si dovrebbe ammettere che la banale volgarità e insipienza di molta arte contemporanea non fa altro che riflettere la società di oggi, di cui veicola ignoranza e volgarità, promossa dai media che funzionano da megafono e promozione. Il capitalismo è la sola macchina sociale che si è costruita come tale da flussi decodificati, sostituendo ai codici intrinseci una sciomatica della quantità astratte, sotto forma di moneta, che diventa il fattore di riferimento dominante. Il regime di decodificazione non significa affatto assenza di organizzazione, ma piuttosto organizzazione più cupa, arbitraria.
La sciomatica sostituisce i codici e li ingloba. L'oligarchia si forma per cooptazione, facilitata da cinismo e aggressività. Il film sugli operatori di Wall Street, il loro modo di operare, di procedere, il disprezzo che avevano per le persone, gli investitori, illustra alcuni di questi aspetti. Si è tentato di applicare la psicanalisi all'opera d'arte, cercando di individuarne la sublimazione nel gesto creativo. È stato un naufragio culturale. Hanno prevalso le nauseanti banalità, la paccottiglia prodotta da un estetismo perverso che talora ha raggiunto punte di estrema violenza. Si profila un riflusso al quale fanno da argine i mercanti, specie le ricche gallerie e mercanti americani. Si sta creando una sorta di subprime dell'arte. Molti invasati feticisti non tarderanno a accorgersi che la merda che hanno acquistata vale per quello che è. Potranno consolarsi concimando i fiori. Grazie, buonasera.